E benvenuti in me molto altro, me marroncino. Oggi siamo in tema un po' di lusso. No, non è vero, è una maglietta completamente normale. Ma siamo finalmente, o purtroppo a seconda del vostro giudizio, all'ultimo episodio della serie antologica ed epica di Gran Turismo PlayStation 1, il primo. Questo qua, se siete arrivati fin qui, ringrazio chi ci è arrivato, ma ora dobbiamo fare questo ultimo evento qua, e si tratta della Route 11 All Night Shoe. Perciò andiamoci a prendere la nostra buona, dov'è? L'impresa, no, la voglio, l'impresa Sedan questa? No, era quell'altra, aspettate un attimo, eccola, l'impresa Rally Edition della Subaru. L'unica macchina che forse mi può dare veramente soddisfazioni immense in questo tracciato. Non è detto, perché non è detto nulla con me molto altro, ma andiamo a farla. L'SS Itinerario 11, gara Endurance Notturna 2, Festival della Notte di Mezz'estate. SS Itinerario 11 è costruito su un circuito urbano speciale. Ma no! Non posso partecipare con questa! Non ci credo! Ero andato sul sicuro e allora dobbiamo riprendere quella che abbiamo vinto l'ultima volta. Auto-officina? Oh mamma mia! La Viper GT... No, non me lo dire, non me lo dire. Qual era? La GTR questa V-Spec? Ma questa non mi regge la strada. Era questa. Ci proviamo? Porcaccia la miseria, questa non mi regge la strada. Pensavo, ero andato a botta sicuro, ho detto è calla. E invece no. E invece sto ancora qui a scegliere la macchina, quella giusta. Speriamo di averla presa giusta, lo vediamo. Saranno 30 giri incredibili. Tantissimo tempo, ma canterò, ballerò e infine volerò. Come diceva Peter Pan, no, devo stare con i piedi per terra, devo andare con i piedi per terra, le ruote per terra, impostazione vettura, dai, setup, la flessibilità, diciamo che l'anteriore lo mettiamo, delle sospensioni, su medio mi è stato consigliato, proviamolo così, tanto le prove vanno fatte, l'altezza io direi un bel 124, barra 118, insomma, mi piace il numero. Le sospensioni ammortizzate tutte così, la campanatura lo lasciamo così, mettiamo tutto a livello, no, livello medio e ci sta. I freni, l'anteriore mettiamo leggermente più forte. Allora il turbo qua sta al massimo e l'aderenza non ce l'ho qui nella macchina. Vediamo un po' cosa succede. Tanto ce ne accorgiamo subito. Iniziare corsa. Ci siamo. Ultimo evento. Ultima gara. Non lo so. Tocca vedere bene. Dobbiamo anche cambiare le ruote. Insomma, ci sarà cose da fare. 30 giri. Partiamo. Mamma mia, come sono partito benissimo qua. Però non è detta. Non è detta. Per ora facciamo la gara come la dobbiamo fare. Allora, vai. Dobbiamo subito distanziarci da questi birbanti, ma guarda come non tiene sta macchina. Oh, mamma mia, qua va a finire malissimo con queste, Però comunque sono primo. Se riuscirei a distanziarle di molto, io canterò. Io lo farò. Ma questa non... Mamma mia. Vediamo un pochettino che si può fare. Cominciamo a guidare bene qui da subito, che è fondamentale. Ma se ne va troppo sta macchina, quanto rallenta. E poi le ruote si rovinano così. Si rovinano le ruote. Allora cerchiamo di non slittare quantomeno. Ma questa slitta che è un piacere così. Andrà bene però. Secondo me dopo le ruote si rovinano e succede il macello qua, quello vero. È vero che anche a loro, Anche a loro comincia, però...
ce la dobbiamo combattere bene, non possiamo stare qui a soffiare dentro le cannucce. Perché a velocità la prendo, ma poi sul lungo con le ruote, diciamo un po' di meno. Forse ci voleva una Subaru Impresa modificata ad hoc, non lo so. Diventa un problemone per le ruote, eh. Comunque già sono sul verde, perciò non è una buona notizia. Vediamo quanto durano. Di solito durano 10 giri. Ancora siamo al primo giro, insomma, vediamo che succede. Allora, velocità non mi battono, e quello sono sicuro di questa cosa. Però vediamo un po' che succede. Dai, intanto pilota bene. Però se ti fermi così, no, eh. Cominciamo già male il discorso. Allora, dai, questo è Topolino, si chiama. Dentro c'è sempre Gustavo, che stava nella Viper, quella rossa. Però Gustavo per questo ultimo evento vuole stare dentro la macchina senza la moglie. Però ha portato con sé i bambini. Dai, papà! Dai, papà, fai, veloce! Sì, figlioli, sono Gustavo, il pilota. Il pilota. Gustavo, gliela devi fare, Gustavo. Sì, sì, me molto altro. Seriamente, farò questa gara per te. Sembra un po' tipo i dialoghi quelli là di wrestler, tipo Hulk Hogan, che parlano un po' tutti con questa voce strana. E qua mo... E vabbè, abbiamo preso il muro. Mamma mia, quella come se ne va. Come se ne va quella. Devo stare attento, ma qua non tiene per niente sta macchina. Però ormai ho deciso che la farò con questa. O la va o la spacca. Speriamo che la va. Però, allora, cominciamo a prendere più tempo. Senza fare troppo bene ste curve. Facciamole anche un po' male. Però cerchiamo di prendere un sacco di gap con qua la macchina. Vai, 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 spingi, spingi. E comunque quella mi recupera, quella verde. Guarda qua, guarda, guarda qua. Vai, vai, vediamo dove sta. Sta sempre vicina. Poi non frena per niente sta macchina. Forse abbiamo scelto quella sbagliata. Probabilmente la Subaru Impresa era la perfezione, secondo me. Come slitta, come slitta. Sto facendo pattinaggio artistico. Artistico. Qua pure frenato sbagliando. Mannaggia a me, guarda, guarda qua. No, non ti impuntare. Guarda qua, guarda qua. Che brutte figure che stiamo facendo. Almeno non ci ha superato. E questa è un'ottima notizia. Ma sta lì, Cioè non è che non sta lì. Vai, spingi con sta macchina. Siamo più veloci. Siamo più umani. Da mo me supera, sono sicuro. No, no. Ok. Cazzo, tutte sportellate. Non regge per niente sta macchina. Però è così, che dobbiamo fare. Vai, vai, spingila. Ok, siamo al quarto giro. Ce ne vuole, ancora. Ce ne vuole parecchia di strada. Però per il momento stiamo così. Intanto comincerò a cantare qualcosa, se no non ci arriviamo a fine corsa e mi addormento dentro la macchina. C'è una nave di pirati che pirata più terribile. In questa nave di pirati noi siamo capitati per cercare il tesoro che si chiama One Piece.
E nel mare azzurro e grigio, ciurma, andiamo tutti all'arembaggio, forza. Guida meglio Mickey Mouse, dai, con Gustavo ce la faremo. Pam 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 pam, andiamo a vincere giorno e sera la macchinetta. Con un senso di nostalgia andiamo a vincere. Dai dai dai, concentriamoci perché stiamo facendo male, molto male. Però qualche gap l'ho preso, credo. Oi muro, mannaggia, mannaggia. Tutto il gap che avevo preso è stato recuperato. Non passi. Tu non puoi passare. Assolutamente no, non ce la farai. Io ho Gustavo dentro la macchina, non uno qualunque. Allora, allora. Qua ci voleva un'altra macchina, secondo me, perché ce la rischiamo veramente poi il cambio di gomme. Che ancora tengono, perché tengono che è un piacere, però chissà quale sarà il modo per... Perché se ce l'ho davanti quella, poi dopo non capisco quando va a fare rifornimento di gomme, diciamo. Quindi... No, che brutta girata qua. Maledetta girata. Qua stiamo perdendo troppo terreno. Non riusciamo a distaccarci dal gap che abbiamo. Probabilmente sta macchina non è delle migliori. Ma se la vinciamo, chi se ne importa, uno direbbe, no? Slitta che proprio è la principessa sul pattinaggio di ghiaccio. Le Olimpiadi d'invernali di Tokyo, Giappone. Non so, di qualcosa... qualche evento adesso ci sarà in Francia, credo, o l'europeo, mi sa l'europeo di calcio è in Francia, ci sarà. Mamma mia, vai 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 vai, spingila. Qua devo fare i miracoli, facciamo i miracoli, noi siamo capaci di fare i miracoli. Vai vai, buona così. Mamma mia, non si tiene per niente sta macchina, bisogna veramente saperla non portare, perché io non la sto portando. Mannaggia. Questa gara si potrebbe chiamare semplicemente i botti. Spignila. Mamma mia, come slitta. Sicuramente è una macchina sicurissima quando c'è neve. Vai. Cioè, questa è la macchina di Frozen, di Elsa. Gliel'ha regalata Anna. Quella sempre la sorella di Frozen, di Elsa. Dai. Vabbè, il gap l'ho preso, però... Non te gira. L'unica cosa buona è che non si gira. Avessi avuto un'altra macchina, probabilmente a quest'ora stavo piangendo. Però non riesce... a fare bene come vorrei. Vabbè, facciamola così, dai. Ma intanto siamo arrivati al sesto giro e le ruote cominciano a diventare verdine e gialle. Comunque sono primo, questa è la cosa importantissima di tutte. E poi che devi... Mannaggia, devi guidare bene qui. Mamma mia, atroce, atroce, atroce. Perché sto perdendo un sacco di cose, di aderenza, assolutamente. Mamma mia. Mamma mia, meno male che non ho preso il muro, vai. Vediamo come siamo qui, se il gap è aumentato o no. Dobbiamo capirlo subito, perché se no non capiamo poi per le gomme. Ma qui c'è un'altra curva a L, diciamo.
potrei mai fare un gap giusto qui perché slitta troppo. Allora, vediamo un pochettino. Il gap non c'è, non c'è. Controlliamo un pochettino lei cosa fa, perché io già sto quasi sul giallo, Allora, proviamo a colmare il gap qua, dai. A colmare. Ad aumentare il gap. Risulta difficile. Allora, abbiamo fatto 1,57. Se facciamo di meno, vuol dire che è andata bene. Troppo slitta una cosa, mamma mia. Mamma mia come mi slitti, macchinina. Un po' di meno però. Sempre quello, l'andazzo. Ho scelto la macchina peggiore per l'ultimo evento, forse il più importante di tutti. Brutto muro qua. Mannaggia, mi ha superata la macchina. Meno male che questa mi ha dato solo una spinta. Mo' va la riprende quell'altra. Vabbè, riprenderla la riprendo. Ma è intollerabile una guida così. Di più non posso fare con sta macchina. Avrei dovuto prendere un'altra. Sicuramente, ora lo so. Anche lui prende i muri, però a riprenderla non ci vuole nulla. Mi preoccupano le gomme a me per dopo. Siamo all'ottavo giro e non abbiamo fatto incremento di gap ancora. Per cambiare poi le ruote, perciò devo anche aspettare lui quando cambia le ruote, andargli in sincrono e poi riprenderla sulla velocità. Forza, o le cambio un momento prima di lui, vediamo un pochettino che si può fare. Ok, sto controllando che il microfono ci sia tutta la registrazione anche dell'audio, perché tante volte se la facessi tranquilla, no? Senza troppa velocità, proprio così, voglio proprio vedere. Tanto slitta comunque, Perché slitta comunque. Aia, muro. Eccola. Come fai? Come fai con questa che... velocità ti la prendo subito, la riprendo sempre, non è quello il problema. E le ruote, quelle tonde, quelle levigate. E anche se io sbatto così, riparto e te la prendo la posizione. Spegni. What's my destiny? Brum brum brum. Io sono qui, che faccio? Tan tan tan. E andiamo a vincere. Le sette sfere, Dragon Ball, macchinina bollen, dove vai? E solo tu vincerai. Brum brum ball. Spingi la tua sfera. Go catece moll. No, no, questa è detta malissima. Go catch em all. Go catch em all. Dai e spingi su. Dai, vieni qua. Andiamo a guidar bene. E troverai macchinine che catturerai. Lancia il tuo manubrio.
go, ruota gol, go, go, ruota gol. Dai, riconcentriamoci, riconcentriamoci. Ogni tanto farò le mie uscite cantanore, come si dice? Canterine. Canore, eccolo il termine, canore. Io ho la ruota di destra, quella anteriore, che praticamente dice aiutami. Aiutami se puoi. Aiutami tu. Non riesco più a tenere la macchina. È tutto rosso. E siamo a 9 giri, eh. Di solito era 10-11 con le Subaru Impresa. Invece qua sta diventando complicato. Andiamo ai box, che dite? Secondo me sarebbe anche ora. Sì, ha voglia. Vediamo se lui entra in box. Dobbiamo essere anche... non lo so, eh. No, no, non tiene più, non tiene più. Non tiene più. Già non teneva prima, poi mo proprio... Mo è una macchina allo stato brado. È impazzita. No, non riesco a tenerla. I box, i box, i box. I box. Via, dove stanno? De qua, vai, entra. Lui passa sicuramente. Sì. Però ho cambiato le ruote. Decimo giro, poi la recupero. Cerco di recuperarla. Ah no, lei si è fermata. Zitti, 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 che si è fermata. Una si è fermata, vai. E fammi passare. Ma ero io il primo. Mo questa davanti ce dove io. Ma dai. Da dove si esce qua? Ah, ecco, ho svincolo. Madonna, quella è andata addosso al muro, poraccia. Potrei guidare tranquillo con sta macchina io. Vabbè, una sportellata, tanto una più, una meno. Oh, ma qua è peggio di prima sta macchina. Ma che gli è capitato? È peggio di prima. Vabbè, è vero che le gomme sono anche fredde. Non so se influisca sta cosa. Comunque una cosa è sicura, dobbiamo riandare a prendere la prima. E siamo quarti. Infilatete qua e infilatete qua. Vai così. Che riprendiamo un pochino lo scettro tra un po'. Pure calcolando quanti giri ce vonno per riprendere qui. Vabbè, quella già l'ho ripresa, la gialla, che dovrebbe essere la terza. Però tutti sti muri così a random. Brutta cosa qua. Vabbè, vai, 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 vai. Spingi, spingi, siamo terzi. Spingendo siamo diventati terzi. Mo vediamo la seconda dov'è. Sicuramente la prima si deve fermare. Ah, già là. E può far parte di me e molto altro. Però no, così. Vediamo, non si è fermato nessuno, pare. Forse una sì. Sì, si è fermata quella verde. Che t'avevo capito. E te devi fermare pure te, ah, bella. Dai, la prima, che tra un po' la raggiungiamo, si spera. Questa non frena per niente sta macchina. Forse avrei dovuto mettere i freni al massimo, sicuramente. Vai, 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 che dobbiamo recuperare la prima almeno. Allora, canta la tua storia. Dai, spegni questa macchina. Dai, forza, andiamo a vincerla. Dai, vieni qua. Mannaggia la miseria. Vai, entra. E mamma mia, come il Signore degli Anelli. Tan, tan, taradan. Ta, ta, tan. Ta-da-dan, ta-da-dan, dan, dan, frena. Ma no, non so così. Ma la prima, dove sta?
È quasi vicina, Tan tan taradan taradan. Gira qua e poi spingi l'acceleratore. Bella così, bella così. Qui, dai che la riprendiamo. Dai, la riprendiamo prima della curva dopo il rettilineo. E la riprendiamo. Perché è andata al box, ok. Cerchiamo da pilotare bene senza sprecare le gomme. Ce lo facciamo questo favore per dopo, che un giro è assolutamente... Un giro in più sarebbe l'ideale. Allora, oddio, mamma mia, dai, andiamo a fare la corsa. Vai, spegnila. Mamma mia, non si tiene, ragazzi, non si tiene sta... Andiamo. Guardala che si impunta, non si ferma, sul gong. Adesso dobbiamo fare il grande gap, come il grande Lebowski, grandissimo film. Mannaggia, vai. Ma lo incrementiamo qui il gap, perché siamo abbastanza andati bene. Attenzione sempre qui, non facciamo gli sciocchi, e non li abbiamo fatti, non siamo sciocchi, e questo è... mannaggia, spegni questa macchina, e questa è una notizia, che non siamo degli sciocchi. Frena, vai piano, è tutto uno slittamento. Campionati olimpici e mondiali di slittamento su quattro ruote. Vai. Bella così, vai. Bella per te macchina. Ok, andiamo a incrementare. Qui cosa c'è? Un doppiato? No, me lo sono immaginato. Dai che se riusciamo a fare tanto gap qui, anche per dopo, si rivela fondamentale. Va bene, dai, qua ce la va bene. Così, va bene. Piano, frena, lascia il freno e vai. Leggero freno, però qua dobbiamo incrementare forza. Se non incrementiamo qua sarebbe un disastro. Mancano ancora 8 giri prima dell'ipotetico cambio gomme. Ho visto la gialla dall'altra parte del circuito per un attimo, e la cosa mi aggrada, che significa che la gialla era quella seconda. Attenzione sempre qui, che è la curva quella dei maledetti. Ah! Vai, in volata, vola! Mannaggia la miseria. Qui, mannaggia. Che perdo un casino di tempo. Frena. Dragon Ball, chi sei? Macchinina grigia topo, non lo sai, ma presto tu lo scoprirai. Frena, non te gira così. Riparti, bastarda, riparti, perché non potemo perdere. Mo ci stanno dietro, guarda, eccoli che appaiono. Mannaggia, quella girata non ci voleva. 14 giri. Siamo quasi alla metà dell'evento. Vai. Mannaggia, ma perché? Dai. Poi sempre quella verde, eh? E così, tra me e lei, e tra me e lei. Le altre non contano.
Però concentrazione. Gustavo dentro la macchina, cosa stai facendo? Sono impazzito, ma è morto altro. Mi si è impazzito il pedale. Allora dai, cominciamo a rifare bene, Gusta. Tu sei dentro la macchina questa grigia che sto guidando. Ok, me molto altro. Lo farò. Ok, speriamo bene. Allora. Vediamo qua che si può fare, vai! No! Il muro stavo prendendo il muro. L'ho preso, ma non fa niente. Eccola! Mannaggia, t'ho sgraffiata la fiancata. Vai. Spingi. Dai, in volata. Comunque gli tengo botta a quella, quella verde. Però brutto muretto qua, brutto muretto. Vai, attenzione qua. E poi tutta in volata, vai. Gli tengo testa, ma non va bene, perché avevo un gap incredibile prima. E mo non ce l'ho più, che mi sta praticamente dietro. Cerchiamo di pilotare bene qua, dai. Perde aderenza come niente. Come i bambini perdono la pipì nei primi mesi. Allora, qua c'è sta curva un po' strana. Che poi strana non è una curva. Però troppo slittamento. Mamma mia, come slitti male. E qui c'è quella AS, mi pare, sì, infatti. No, al muro no. Meno male che non l'ho preso. Ho usufruito di un glitch. Qua poi mi prende sempre questa, L'apprensione sul mio volto. Meno male. Cioè, lei fa peggio di me, ce ne vuole, su ste curve, meno male. Allora, frena qua e andiamo, vai. Vai. Frena dolcemente, vai. E andiamo. Dai, qua abbiamo incrementato un pochettino, secondo me. Siamo al 16° giro. Dai, qua qualcosa ho incrementato un po' di più. Mia, però queste curve che non le fa bene, però vabbè, che devo fa, meglio così che non farle per niente, guarda se spinge con ste rode. Forza, guida questa macchina, dai. Vediamo chi ha più coraggio. Niente. Non ci sta niente da fa. Demanna guida bene. Mamma mia, il muro. Mi sa che qua per la prima volta non la riprendo. O forse sì, vediamo. È anche un mini test, No, velocità la riprendo subito poi. Però non
deve accadere così la situazione. Allora, già 30 minuti di 35 minuti di video. 17esimo giro è andato, dai. Adesso verso il 20esimo, l'ultimo cambio di ruote e poi vediamo che succede. Oh mamma mia. Forza, 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 dai. Ah, frena. Non va sta macchina, non va, è tutto un colabrodo, è un ghiacciolo sciolto al sole che ancora continua a sciogliersi. Ridiventa ghiaccio per sciogliersi, sembra tipo l'aquila di Prometeo. È l'aquila con Prometeo, perché non è che ce l'ha, è l'aquila che se l'è comprata l'aquila Prometeo, no. E poi era Prometeo quello là dell'aquila, sì, che beccava tutti i giorni il suo fegato. Oh, mamma, 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 vai, 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 vai. Tanto questa, ecco, mi ha fatto il danno. Mannaggia, il CID pagherà tutto quello che è. Rassicurazione. Fai assicurazione MM molto altro, proteggi la tua vita, proteggi il tuo bisogno di famiglia. Assicurati un futuro più radioso guardando questi video. Assicurazioni MM molto altro, i meglio del best. Che pubblicità che v'ho fatto! Allora, 18esimo giro e ci siamo, ruote gialle, mo tocca capire, mi sa che il prossimo tocca farlo, tocca fare, se tocca farlo, vabbè, meno male che mi ha dato una botta di dietro, cioè nel senso che mi ha aiutato a non fermarmi. Io sospetto che lei entra dentro al box, perciò lo faremo anche noi. Appena arriviamo lì, dentro al box e poi ce la giochiamo. E poi in realtà non sarebbe nemmeno conveniente, perché 18 giri. Poi non vorrei arrivare in queste condizioni pessime. Oh, agli ultimi giri, vediamo un pochettino. Metto un attimo così perché... Ecco, fatto, risolto tutto. Mi prudeva il naso. Allora, vai. Ah, muro, maledetto muro, maledetto muro. Va, la riprende quella e conviene andare in box a questo punto. Vediamo se lei ci va, mettiamoci dietro. Perché vediamo se lei ci va in box. Non superiamola. Allora, sta al 18esimo giro per studiare un po' la situazione. La superiamo, vediamo che cosa combina lei. No, però mi sa che è ora di entrare. Vediamo se lei è entrata dentro i box, eh? Entriamo, va, entriamo e andiamo io pure avanti a questa, va. Mi sa che è lei che è entrata dentro i box e non quell'art. No, però questa mi sa che la... vai, vai. Cambia questi pneumatici, veloce, vai. Vai, 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 vai. Allora, vediamo un pochettino se abbiamo fatto bene. Sì e no, sì e no sempre. Vediamo.
credo che sia quella, credo che sia quella che era terza, quella verde, che è una macchina simile, se non uguale. Vediamo un pochettino se abbiamo fatto bene, eh. Queste sono scelte che poi le paghiamo o no. Però davvero le ruote ce le avevo troppe basse, troppe sul rosso. Comunque non voglio spingere adesso troppo la macchina, perché voglio vedere cosa fanno quelle altre. Ma comunque la guidiamo bene mo. Mamma mia, quasi il muro stavo prendendo, meno male che no. Allora, loro hanno appena finito la curva, vediamo che cosa succede. La curva quella principale, l'ultima praticamente. E qualcuno mi sa che è entrato in box. Vediamo un pochettino. No, non è entrato nessuno in box, stranamente. Una cosa molto strana questa. Però la pagano dopo. La pagano dopo come scelta, però cavolo. E se io dovessi arrivare vicino a loro, per forza. Vediamo un po', eh. Non è detta l'ultima, ne manca la prima. Vai. Guida sta macchina e guidala bene, Gustavo mio. Offala, fai quel che devi fare, Gusta. Dai, questa è la serpentina, vai, 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 va bene, va bene. Oh mamma mia. Come dicono i Maneschi, no, mamma mia. No, quelli sono i napoletani. Quando vedono Maradona, oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma, ho visto la macchinina del mio corazon. Ma ancora non l'ho prese quelle, eh. Beh, comunque dovranno far cambio di gomme per forza. Che non le ho prese mi fa pensare tantissimo. Qualcuno è entrata per forza in box adesso. Invece no. No, una sì. Assolutamente una sì, pare. Vediamo. Sì, quella verde. Ok, quella verde. Secondo me un giro prima. Vediamo, sto riflettendo su quello che devo fare. Quale sia la migliore scelta. E dopo non vorrei rimanere a secco con pochi giri. E come me la invento? Comunque lei a un certo punto mi riprende. Faccio questi sbagli ancora di più. Quindi cerchiamo di guidare, ecco, così, con precisione, più che con foga di fare velocità estreme. Va bene anche così, dai. Con calma, con calma. Senza sprecare le gomme. Poco poco sì, ci sta che rompiamo un po' le gomme, però
per risparmiarle un po' sarebbe l'ideale. Anche se ancora siamo secondi, però lui deve per forza andare al meccanico qua. Non può dir di no, non può dir di no al meccanico. Vediamo. E non c'è nessuno. È un pazzo, sta girando solo con i cerchioni di ferro praticamente. Allora, 22 giri e ci siamo, eh. Vediamo che macchina è. Forse quella verde. La vedo blu. Cos'è? Verde o blu? Ma è quella no, è quella blu, quindi non c'entra niente. Beh, comunque questa andrà ai box per forza. Tipo nera è. Perciò ho spianato il primo posto. Tecnicamente. Perché comunque c'ho sempre quella verde dietro, sicuramente ce l'ho dietro. Mannaggia qua. Perché la mia concentrazione non sta andando sul cantar canzoni per intrattenervi, ma su per pensare cosa succederà tra poco. Allora qua superiamola e vabbè. Allora, vediamo se lei entra in box. Tecnicamente dovrebbe entrare in box. E credo di sì, è entrata in box, ok. Però quella dietro no. Cerchiamo di guidare come non abbiamo mai guidato in questa gara. Da adesso, perché qua ho fatto lo sbaglio. Da adesso. Incrementiamo questo gap. Allora vai. Tutto per incrementare il gap. Vai, spingi un pochettino qua. Qua abbastanza bene, vai. Sì. Meno male che non ho preso il muro, vai. Va bene così, vai. Vai, che stiamo incrementando leggermente il gap che ci serve dopo. E gli ultimi giri. Ancora sto bene adesso, molto bene con le ruote. Però tra un po' no. Vai, cerchiamo qui di stringere magari un pochettino. Almeno prendiamo quel decimo, quel secondo in più, che non fa mai male. Che ha tenuto. Vai, vediamo lei, sta sulla curva, dovrei distanziarla ancora di più per sperare un po' nelle ruote. Vai, spingi qua, la dobbiamo fare bene. Vai, come ci ha insegnato il gioco nelle patenti, vai. Va bene, so che ho rallentato qualcosa, però dai. Oh dai, ricominciamo a cantare.
Avanti che si va. Andiamo alla vittoria. Mamma mia come l'ho fatta lì. Prendiamo più velocità possibile qua. Dai che siamo proprio a cavallo. Vediamo poi sulla curva lì, quella particolare. Vai vai, spingi 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 spingi. È qui che dobbiamo fare bene. Ah no, qua non era qua, era qua. Mannaggia, ho sbagliato curva. Allora, vediamo. È qualcosa abbiamo incrementato, secondo me. Parecchio incrementato. Dai, 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 dobbiamo incrementare di più per arrivare all'ultimo benissimo. Lasciamolo andare un pochettino. Mezzo freno, freno, freno. Te gira, te gira, vai, 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 vai. Qua abbiamo perso qualcosina. D'altronde, cerchiamo di recuperarla qua. Non è semplice, non è semplice, perché cominciano le ruote un pochino a slittare. È vero che ancora non stanno sullo giallo. Perché non stanno sullo giallo? Ma ci mancano 5 giri, signori. 5 giri, che cosa facciamo? Andiamo ai box adesso? Che abbiamo più tenuta poi? Non lo so. 5 giri sono tanti, Le ruote non so se mi tengono. Ecco, vedi poi. Abbiamo un importante gap. Forse è meglio andare a cambiare ruote. Non lo so, sto in un dubbio atroce, perché sono ancora sul verde. Però dopo mancano 5 giri. Mannaggia. Comunque loro non è che stanno lì, Io li vedo che stanno lì. E lui all'ultimo le cambia le ruote. Mamma mia, che scelta brutta che mi tocca. Continuo, continuo. Allora, 4 giri al termine. C'è da fare i miracoli. Dobbiamo fare meno di 1,59. Però sarà difficilissima. Qui di non sbagliare, andare un po' cauti, dai. Mamma mia, mamma mia, qua come poteva essere brutta la situazione, come l'ho risolta. Vai. Qui è fondamentale fare bene. Il distacco non è troppo. Però 4 giri dal termine. Le scelte che devo fa. Sapete che non lo so. Andiamo ai box. Ho deciso così, di istinto. È stata una cosa di istinto. Loro comunque ci prenderanno. Se si sbrigano a cambiare ste ruote,
Dai, cambiate ste rode. Dai, 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 che ce la facciamo anche. Ce la facciamo anche, vai. Spegni sta macchina. Spegni, Gustavo, spegni. Lo so, una e due. In realtà solo la verde. No, sono passate tutte e due, ok. Però io adesso le vado a riprendere. Forse è la scelta più logica che potevo fare. L'importante è andarle a riprendere comunque. Andiamo a riprenderle con calma. L'importante è andarle a riprendere. Forse i tempi sono giusti. È tutto qui, è tutta una cosa di tensione adesso. Parlerò un casino. Ok, però eccole qua, eccole qua. Possiamo anche cantarci sopra. Taglie che t'ho preso, taglie verde. Attacca dall'albero, io vengo qua. E vado quasi a vincere. Fammi prendere quell'altra. Oddio. Eccite qua, un'altra verde. Che sta, siete fratelli. Fratello e sorella o fratelli e fratello. O sorella e sorella, cosa siete? Cugini di campagna. Vai. Attento qui, Gustavo mio. Vai, 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 vai. Quanto manca? E comunque la devo prendere quella, la prima. La prima è essenziale. Magari non anche adesso, però dopo sì. Comunque loro le gomme gli devono scoppiare, prima o poi. Le devono cambiare. Tan tan taradan, tadadan, taradan. Mannaggia a me. Dammi una botta. Grazie. Ma grazie di che? No, no, io non ci sto, è così. Non ci sto proprio. Mannaggia, mannaggia. Speriamo che si fermi prima o poi. Meno male, quella si è fermata. E quell'altra ancora no. Si deve fermare quell'altra. Vabbè, ma la riprendiamo. Attenzione, 28. Mica è detto. Dai, dai, no, cioè, se dobbiamo concentrare proprio qui. Non facciamo sciocchezze. Allora, pilotiamo meglio, come non abbiamo mai pilotato prima d'ora. Perché un po'... mannaggia. Questo è il gioco che mi vuole morto. Questo è il gioco che mi vuole morto. Ve lo dico io. Perdere così no, Pilota bene, pilota bene. Perché ti fermi? In ansia, ragazzi, ragazze, sono in ansia. Non sbagliamo qui. L'ho sbagliata, mannaggia, guarda lui dove sta. Se si ferma è un miracolo. Ma si dovrà fermare prima o poi, no? Il problema è che io ce n'ho un'altra dietro tra un po'. Dai, l'abbiamo abbastanza presa bene questa, vai. Vai. Dai, di volata, fermate, te prego, fermate ai box. C'ha le ruote spente. Non si ferma, mannaggia, 29. Freniamo qui, freniamo qui. Facciamola dolce. Dai che è lì. È alla nostra portata, ce la possiamo fare, dai. Un pochettino se n'è andata, Però sta lì. Guidiamo piano. È l'ansia. Dai che sta qui. Dobbiamo metterci primi e sperare in un miracolo. Non facciamo errori. I giri ne mancano pochi.
maglie. Qui facciamo con calma. Va bene, dai, ora, ora la andiamo a prendere. Ora la andiamo a prendere, fondamentale sarà. E andiamo, siamo primi. Andiamo che siamo primi. Attenzione. Non è successo nulla. Io veramente, se mi mettessi i battiti cardiaci, potrei alimentare una centrale elettrica. In questo momento. Non andare addosso al muro in questo momento. L'ansia, 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 trasformala in prestazione. Vai, me è molto altro, vai, me è molto altro, vai, me è molto altro. Spegnila. Speriamo che lui, se lui va, se lui va, se lui va, se lui va. Vacce. Io controllo sia la strada che tutto. Vacce. Vacce a cambiare le ruote, non c'è andata. Mannaggia, non c'è andata. Ultimo giro, ragazzi. Ultimo giro, ragazzi e ragazze, per l'evento, per la finale di questa serie. Attenzione, attenzione. Dai. Tan tan taradam, parabam, 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 pam pam, pam, parabam. Mortacci mia. Dai. No, spingi sta macchina, spingila, spingila. Il dio delle macchine è con me. No, io scriverò l'ultimo, è stato un patema, non lo so. Mamma mia, che bruttezza. Vai. Pilota bene, vai Gustavo. Attenzione qui, non facciamo gli sciocchi. Gusta, c'è famiglia. E namo Gustavo. Dai. Frena e controllala qua. Gusta, tu la puoi controllare. Dai papà, corri. Mamma mia, sta diventando tutto assolutamente cringe. Ma già dall'inizio. Spingi sta macchina. Non c'è nessuno dietro. Attenzione qua. La stavamo sbagliando. Non l'abbiamo sbagliata, vai. Attenzione sempre. Frenata e di controllo. E vai. E vai all'ultima curva. E vai all'ultima curva. Ta 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 ra ta. Ta 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 ta. L'abbiamo vinto questo evento per l'ultima serie, l'ultimo evento della serie di Gran Turismo 1. Mamma mia, un'ora, un'ora ci siamo stati, che felicità. È stato estenuante, è stato estenuante con questa macchina, voi non potete capire. Andiamo al prossima cosa, andiamo a salvare sta partita. Un'ora, un'ora, un'ora. Credito bonus 150.000, chi ci gioca più a sto gioco? Mamma mia, riposiamoci un attimino, devo andare a salvare. Che macchina mi ha dato? Niente? No, forse sì. Campioni, campioni, campioni. Mi sa che la macchina non ce l'ha data però. Campioni di tutto. Abbiamo fatto tutto in questa serie. Tutto. È tutto, tutto oro. Veramente no, perché ci sarebbero le patenti che non sono oro. Questi sono solo a giri, non ce ne porta nulla. Andiamo a vedere le patenti, giusto per vederle. Ma non è, col cavolo che ve le faccio. Magari un giorno sì, come speciale. Magari sì, magari sì. Perché ci danno anche le macchine migliori. Ma adesso mi conviene salvare questa partita. E andiamo a vedere se ci ha dato la macchina. Mamma mia, io sono stanco, però sono felice magari di avervi intrattenuto con questa serie di Gran Turismo. Veramente, grazie ai vostri commenti, anche se pochi ma buoni, buoni. E magari qualcun altro mi seguirà, non lo so, la serie comunque resterà sul canale. E andiamo a vedere la macchina, vi ringrazio davvero tanto, ve lo dico adesso che è ancora la Nismo, vediamo se è questa qua che ci hanno dato. Probabilmente sì, ci hanno dato sta macchina, non ricordo. O questa l'avevo comprata? Bah, chi se ricorda.
Veramente grazie, grazie, grazie di tutto di aver seguito questa serie, anche se alcuni l'hanno seguita ovviamente a serie in corso, ma fa parte di tutto quanto, un po' come le serie TV e altre serie comunque presenti su YouTube in generale. Grazie, grazie veramente, ma mi devo fare una riposata di quella rilassante da almeno di 5-20 giorni. Non è vero, perché ci sarà Hogwarts Legacy tra 2 giorni, farò anche qualche cosa su Instagram per annunciarlo, insomma andate a vedere, seguitemi su Instagram, Facebook e anche TikTok ci sono, e scrivete sempre me molto altro, poi mi trovate con il logo che è questo che vedete del canale, insomma. Grazie, grazie ancora e brum brum a tutti voi, e finale di stagione di serie di Gran Turismo 1 PlayStation 1. Spero che vi sia piaciuto, in tal caso mettete mi piace, condividete, iscrivetevi, attivate la campanellina e ciao e brum brum, ci saranno altre serie, altri video su me e molto altro. Yuhu! Mi vado a riposare. Bottoncino dov'è? Eccolo.